Allora, fegato alla veneziana o fegato alle cipolle? Tagliato già prima sia le cipolle sia il fegato e anche un po' d'aglio perché preferisco mettere un poco d'aglio. Andremo a soffriggere aglio e cipolle adesso. Un poco di pepe, alziamo la fiamma perché l'avevo messa bassissima e iniziamo a far soffriggere un pochettino l'aglio nella prima fase. Mettiamo le cipolle, bel quantitativo di cipolle rosse e anche un poco di scalogno tritato alla buona, tagliato alla buona, anche perché comunque si dovranno ammorbidire tutte quante. Facciamo un attimino leggermente friggere con l'olio. Un goccino di coriandolo che avevo sminuzzato prima. Stiamo facendole ammorbidire semplicemente con l'olio. Salo leggermente, e adesso andiamo a sfumare con un poco di vino bianco, più che un poco, con abbondante vino bianco, anche perché si dovranno fare molto più tenere le cipolle. Semplice vino bianco dei Brick per cucina fondamentalmente. Chiuso e lasciamo stare così almeno altri 3 minuti, perché così il vino, aprendo il tutto, andrà comunque a sfumare per poi aggiungere il fegato. Il vino è quasi sfumato completamente. Nell'attesa ho anche assaggiato e ovviamente le cipolle, essendo più dolci, necessitano un po' di sale in più, che poi andremo a ricontrollare alla fine fondamentalmente. Vado ad aggiungere ancora pure un altro poco di pepe. Sfumato completamente e adesso andiamo ad aggiungere il fegato. Il fegato l'ho tagliato a tocchetti, tocchetti piccoli fondamentalmente, da quelle che erano le fette a grandezza di taglio. Eccoci qua. Adesso iniziamo a muovere il tutto. Il fegato dovrà venire né eccessivamente cotto né tantomeno poco cotto, perché sennò il sapore non è piacevole, perché comunque c'è parecchio, parecchio sangue, per così dire. Come vedete, l'olio è stato assorbito, il vino non esiste più. Vado ad aggiungere giusto 2 dita d'acqua perché comunque
il fegato si deve andare a cuocere meglio. E adesso semplicemente chiudiamo e attendiamo altri 5-6 minuti per poi girare. Apriamo e vediamo la cottura a che punto sta. Dovrà cuocere altri 6-7 minuti, credo. Vedremo mano a mano. Vado a inserire, io la inserisco, un po' di noce moscata. Un'altra spruzzolina di sale, perché già ho assaggiato e per me ce n'è poco. Altra cosa che io inserisco un po' di erba cipollina, che dal mio punto di vista non guasta mai. Andiamo a richiudere e far cuocere altri 4-5 minuti. Credo che ci siamo. La consistenza è buona. Le cipolle non si sono completamente tutte praticamente sfaldate. Lascio cuocere giusto un altro minuto perché ormai ha raggiunto la consistenza che volevo. Sto verificando all'interno del fegato se ci sta sangue, insomma se la cottura è giunta a termine fondamentalmente. Faccio cuocere un minuto ancora, dai. Già ho verificato il sale, verificato il quantitativo di pepe, per me ci siamo perfettamente. Adesso ultima cosa che faccio, perché è pronto, richiudo, lascio cuocere giusto 20 secondi, chiudo perché sennò si va a irrigidire, il fegato diventerà troppo duro quando lo andrò a mangiare e niente, poi andrà servito semplicemente. Questo è il risultato finale, fegato alla veneziana o fegato con le cipolle. Buon appetito a tutti!